Ciao Sam, dove sei? Dove sei? Eccoti, ciao. Ti mando un breve video con due dritte sulla mano destra, poi se hai bisogno scrivimi pure, eh? Io ti mando magari qualche piccolo video. Quindi hai cercato un po' su internet, mi hai detto il messaggio. Allora guarda. Come vedi, un punto d'appoggio per la mano destra quando suoni a note singole serve. L'unica tecnica dove non si usa un punto d'appoggio, un mignolo che sfiora la tavola, qualcuno anche due dita, come dicevi tu nel messaggio, altri il polso o una combinazione tra le due cose. L'unica tecnica che non prevede un punto d'appoggio è la tecnica della chitarra manouche, dove il polso rimane compatto e un po' staccato dalla chitarra. Si basa su un tipo di pennata particolare che si chiama rest stroke, che sarebbe la pennata con la pausa. Rest in inglese saprai meglio di me, e in musica è la pausa. E significa che quando dai la pennata sulla corda, il plettro si ferma ammortizzato dalla corda di sotto. Ma normalmente nella tecnica comune della chitarra elettrica, della chitarra moderna, ma anche sulla chitarra acustica, un punto d'appoggio tutti ce l'hanno. Prova a dare un'occhiata se vedi i vari live di chiunque, ma praticamente tutti un punto d'appoggio quando suonano a note singole. Quando suoni in accordo, no. Quando suoni in accordo, no, è raro. Magari può capitare di vedere qualche chitarrista che sfiora la tavola armonica mentre suona un accompagnamento delicato. Però se stai suonando una ritmica funk, il movimento è molto ampio, quindi nessun punto d'appoggio. Mentre quando suoni a note singole, una scala, ad esempio, un punto d'appoggio è doveroso. Io di solito uso il mignolo che sfiora la tavola armonica dello strumento. Sono due cose importanti per la mano destra. Una è quella di non stringere troppo il plettro, questa è la cosa più importante in assoluto. Quando tocchi la corda con il plettro, devi sentire che si muove tra le dita, non bisogna mai stringerlo troppo per paura o che si giri o che cada. Sempre delicato e sentire che si muove leggermente tra le dita. Questa è la cosa più importante. Poi il mignolo, se usi il mignolo o anche le due dita che toccano la tavola armonica, il body della chitarra in questo caso. Io ti consiglio solo il mignolo, così hai la mano un po' più libera, perché il movimento è esercitato dal polso, non dalle dita, non devi suonare usando le dita, devi usare sempre il polso. Quindi le dita sono, diciamo, un utensile, una specie di pinza, no? Che tiene il plettro, ma in modo molto appunto delicato. Il movimento è esercitato dal polso e il mignolo, se sfiora la tavola, non deve stare incollato in un punto fisso e fare questo lavoro qui, non è così. Ma semplicemente si usa per prendere la distanza, diciamo, no? È un punto d'appoggio. A volte io dico agli allievi che di pensarla un po' come la punta di un compasso, ma in realtà non è da tenere fissa in un punto, ma di lasciare che si muova liberamente per favorire il più possibile il rilassamento della mano destra e del polso. Quindi mentre suono, ti faccio un esempio, ti suono qualcosa. Vedi, tu guardi cosa fa il mignolo. Si muove mentre suono, non è fisso, non è puntato. Questo creerebbe solo uno stress alla mano e al polso che si sentirebbe obbligata, no, a fare un movimento di questo tipo, invece deve muoversi liberamente. Niente, questo. Poi c'è l'appoggio con il polso, è quello tipico di Aldi Meola. Aldi Meola invece suona quasi esclusivamente appoggiando le estremità, questo punto del polso, dietro le corde, qui in questo punto della chitarra. Diventa una specie di cerniera quel punto, no? Intorno alla quale poi il polso oscilla, flette, si muove e tocca le corde.
Però mi raccomando, anche quella è una cosa da provare, magari ti trovi bene. C'è chi combina anche le due posizioni, quindi si sfiora leggermente con il mignolo la tavola e intanto il polso sfiora anche il ponte. Diciamo, la cosa più sbagliata da fare è stringere forte il plettro, quella è la cosa da evitare assolutamente. Per il resto ci sono diverse correnti. Io ti consiglio di guardare, se è possibile, i video di quelli bravi. Più che cercare consigli da in giro e sentire cosa ti dicono, guarda i video di quelli bravi e prendi spunto da loro. Ad esempio, che ne so, Pat Metheny usa anche lui quasi esclusivamente come aldimiola il polso che sfiora il ponte dietro le corde. Però altri chitarristi, mi viene in mente, che ne so, Brian May, piuttosto che Eric Clapton, che ne so, Frank Zappa. Frank Zappa, ad esempio, teneva molto le dita appoggiate, mi sembra due dita, a volte anche tre così. Ci sono dei chitarristi che comunque appunto tengono un dito barra due barra addirittura tre, qualcuno io te lo sconsiglio perché blocca molto la mano, secondo me. Quindi punto d'appoggio direi molto utile.